Nell'ambito di Forum PA, il 14 maggio l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha organizzato dei tavoli di lavoro tematici nei quali sono stati presentati alcuni dei progetti di area vasta sui quali la città metropolitana di Napoli ha avviato una fattiva interlocuzione con gli enti locali e le comunità. I progetti presentati sono: al tavolo della mobilità il progetto strategico Percorsi Cumani, proposta di un percorso ciclopedonale lungo la linea di costa che va da Nisida a Capo Miseno, attraversando il territorio di Pozzuoli. Trattasi di un progetto di mobilità sostenibile che mette a sistema i beni storici e archeologici e le riserve naturali, individuando un percorso di rara bellezza. Tavolo verde urbano e uso del suolo, progetto strategico Parco Nord, un'idea di un'infrastruttura verde di riconnessione degli ambiti insediativi afferenti a 9 comuni a nord di Napoli, con la realizzazione di boschi urbani, reti di mobilità sostenibile, messa a sistema delle attrezzature sportive e per il tempo libero. Tavolo, valorizzazione delle risorse turistiche e culturali, progetto strategico Polo Museale Diffuso Miglio d'Oro. Con le sue ville settecentesche e dimore storiche, il Miglio d'Oro, insieme ai complessi archeologici, le collezioni, le biblioteche, i musei, le produzioni culturali ed enogastronomiche, costituiscono uno dei patrimoni culturali, materiali e immateriali alle falde del Vesuvio. A partire dalla valorizzazione dei patrimoni di proprietà dell'ente, la città metropolitana di Napoli promuove la costruzione di un polo museale diffuso in cui abilitare una nuova governance territoriale, catalizzare le energie economiche e sociali e sostenere la cultura. Tavolo periferia e rigenerazione urbana, progetto strategico programma periferie. Il progetto ricade nell'area di Scampia e sui territori ad essa limitrofe, investendo numerosi comuni dell'Interland partenopeo, secondo una visione necessariamente integrata alle problematiche delle periferie napoletane.